Buon pomeriggio, ben trovati. Sono live? Cos'era questo Certo che sei countdown? là. Vabbè. Buon pomeriggio, ben trovati a tutti. Andate in scena la 35esima giornata di Serie A, che tra l'altro si concluderà solamente questa sera col Monday Night di Atalanta-Salernitana. Sono stati tanti episodi dubbi, un po' come sempre, qualcuno forse ancora più polemico. Ci sono state già le prime prese di posizione da parte dell'AIA, ma abbiamo modo questo di parlarne con Luca Marelli, che mi sembra piuttosto provato. Sei provato? Provato. Weekend. Oddio, il weekend è stato piuttosto impegnativo, sì. Diciamo che Direi che non finisce. ti sei annoiato, mettiamola così. No, adesso finisce stasera, sto weekend, e poi dopo siamo pronti per il rush finale, sempre che sopravviva. Però Allora, come questo sempre, quindi la prima parte la dedichiamo alla spiegazione per sì, questo episodio. tra l'altro ci sono 9 partite, andremo molto veloci e non ci soffermiamo come al solito, in particolare perché altrimenti finiamo dopo domani. Quindi stavo dicendo, invito naturalmente chi ci sta seguendo poi di fare le domande nella seconda parte, sempre con educazione, non creiamo polemiche inutili, cerchiamo insomma di essere rispettosi. Quindi prima parte dedicata alla spiegazione degli episodi arbitrali, soprattutto quelli che hanno creato più clamore. Prima di iniziare solamente al volo ti volevo chiedere, Luca, se ti aspettavi già che ci potessero essere dei provvedimenti. Sì, dai, provvedimenti me li aspettavo, però non pensavo che sarebbero stati resi pubblici così velocemente. Tutto sommato non mi stupiscono, cioè quello che è successo è veramente un pasticciaccio brutto, brutto. Se fosse vero quello che comincia a circolare, cioè il fatto che Pairetto ha dato il via alla partita, ha dato il via alla partita senza aspettare il check, sinceramente non l'avevo neanche immaginato. E sarebbe una cosa, un episodio di una gravità inaudita, oggettivamente, perché un arbitro che riprende senza aspettare la fine del check, insomma, è gravissimo, Vabbè, c'è poco avrei modo da fare. magari di argomentarlo maggiormente, anche perché bisogna capire se è stata una scelta, insomma, di istintiva, non ha avuto modo di pensare in quel momento. Boh, bisogna capire cosa Non ci sia lo so, passato per la testa. Quindi facciamo la non prima. so nella testa. Non sono nella testa di Pairetto, grazie a cielo, con tutto rispetto per Pairetto, sia chiaro, però Ecco, sinceramente come non dice so cosa gli Lazio, può essere passato per la testa, ha francamente. creato a catena altre polemiche. Sì, no, ecco, guarda, su questo Katia direi che possiamo anche bypassare le polemiche, anche perché noi non ne parliamo mai, cioè noi non No, giudichiamo non era mai questo le dichiarazioni. il momento delle polemiche, Luca, nel senso che comunque poi ha creato ulteriormente più rumore. E infatti, e comunque noi non ne parliamo perché non è nostro abitudine parlare di dichiarazioni di dirigenti, allenatori, giocatori, ognuno fa quello che gli pare, ognuno dice quello che pensa, poi naturalmente noi giudichiamo qua in questa trasmissione, giudichiamo solamente quelli che sono gli episodi, ne parliamo anche con gli utenti. Per quanto riguarda poi la dichiarazione, anche sul canale ci possono essere altri appuntamenti, ma non in questo. Cioè, qua parliamo semplicemente di episodi. Anzi, direi che, visto che siamo già in argomento, direi di iniziare. Iniziamo con gli episodi delle prime partite, anzi, la prima partita. Prendetevi il primo piano di Katia, anzi, guardate da sola Meraviglia, perché ragazzi, sono molto soddisfatta. è molto meglio di me, anzi no, non è vero che è molto meglio di me, io sono molto meglio, però ci vuole sempre, bisogna essere sempre modesti, insomma, no? Sono molto più bello io, cioè, guardate un po' che roba. Detto ciò, iniziamo dagli episodi, andiamo molto velocemente questa volta, poi dopo ci soffermiamo con la chat nel caso in cui ci siano curiosità o Osservazioni. argomentazioni, osservazioni, sì, esatto. Allora, iniziamo da Cagliari Verona, Borsato che rientrava dopo quasi un mese di stop, forse un po' forzata, come avevamo detto giovedì, la designazione subito in Serie A, ma evidentemente c'era la necessità di blindare una partita molto, molto importante, soprattutto per il Cagliari, per il Verona, aveva più niente da chiedere al campionato, però. Come giusto che sia, ho onorato fino in fondo la partita, tanto è vero che poi l'ha vinta. Pare che l'allenatore del Cagliari, Mazzarri, sia stato esonerato 3 giornate alla fine.
scelte sulle quali naturalmente non diciamo nulla perché sono scelte societarie. Per quanto riguarda la partita, Orsato non è sembrato al massimo, ma è abbastanza normale dopo un mese di stop, è normale che non ci si, non possa, non potesse essere al top della condizione. Tra l'altro, Orsato che è stato designato oggi per la, come avevo un po' annunciato, per la semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City, che arbitrerà insieme agli assistenti saranno Carbone di Napoli e Giallatini di Roma. Abbastanza beh, anzi, non sono abbastanza molto, molto bene. Carbone, che sta diventando sempre più uno dei più affidabili, era un buon arbitro in Serie C, è diventato un eccellente assistente. Questo mi fa molto piacere, anche perché è soprattutto una brava persona. un solo episodio a Cagliari, 15° minuto, l'ho detto anche in diretta. C'è stato un retropassaggio di Faraoni che non è stato sanzionato. Faraoni che ha passato il pallone a Montipò e Orsato ha lasciato correre. Secondo me questo è un errore perché si trattava di un retropassaggio in perfetto equilibrio, non era pressato da nessun avversario, ha direzionato volontariamente il pallone verso il portiere e perciò, secondo me, si doveva riprendere con un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari nel punto in cui, anzi nel punto più vicino dell'area di porta. È l'unico episodio su questa partita, per il resto francamente ha detto abbastanza poco tutta la gara. Lo stesso di casi di Napoli-Sassuolo, partita che in realtà non è mai esistita, è finita 6-1, ma dopo 20 minuti erano 4-0, arbitro Rapuano, che non ha arbitrato male, ma oggettivamente era difficile far male in questa partita perché non è successo praticamente nulla, soltanto a segnalare il 52° minuto la ammonizione di Frattesi che non aveva veramente alcun senso. È una ammonizione completamente buttata all'aria perché c'è stato uno scontro in aria, tra l'altro uno scontro che c'è stato, sul quale si poteva anche discutere sul fallo o meno. Secondo me è giusto non fischiare, ma al di là di questo comunque un contrasto molto evidente c'è stato. In area di rigore con sulla sinistra c'era difensore sulla sinistra, non mi ricordo come si chiama, chi c'era per il Napoli sulla sinistra, ma in ogni caso oltre a questo era pure fuori gioco, perciò non c'era veramente alcun motivo. Frattesi sostanzialmente è stato ammonito per simulazione, una simulazione che ha visto soltanto Rapuano. Va bene. Sampdoria-Genoa, designazione un po' sorpresa quella di Maresca, che però è meritata per come sta arbitrando. Tra l'altro, era la quarta partita consecutiva di Maresca, una partita molto complicata, ma arbitrata veramente molto bene da Maresca. Tralasciamo qualche errore di valutazione su qualche fallo, qualche spinta, lasciamo perdere, non ci interessa. Nel complesso, è una partita che ha dominato dal punto di vista tecnico e comportamentale e disciplinare. E si è conclusa tra l'altro con un episodio non da poco perché è stato assegnato un calcio di rigore attraverso con l'utilizzo del VAR, rigore di cui non ci si è accorto nessuno in presa diretta e questo si certifica la grande importanza del VAR nel calcio odierno. Velocissimi, andiamo anche qui sugli episodi, ne ho segnalati tre perché ci soffermeremo un attimo sul rigore, un pochino di più sul rigore. Primo minuto, contrasto tra Sensi e Bani in area di rigore del Genoa. È una normale dinamica di gioco, non c'è assolutamente nulla. Un contrasto sul tentativo di tiro di Sensi, i giocatori arrivano entrambi nello stesso momento. Sensi anticipa l'avversario, poi c'è un contrasto tra i giocatori, ma assolutamente nulla. 26° minuto, il gol della Sampdoria nasce da un recupero del pallone di Saviri su Galdamesh. C'è stata qualche protesta da parte del Genoa. Ma rivisto assolutamente non c'è nessuna infrazione da parte di Sabiri sul recupero pallone, perciò la rete della Sampdoria è assolutamente regolare. 94esimo, l'episodio fondamentale, che poi non ha influito minimamente sul risultato, dato che il rigore è stato sbagliato, ma sull'errore ci soffermeremo un attimo. Fallo di mano di Ferrari sul tentativo di tiro in porta da parte di destro. Nessuno si era accorto di niente, neanche destro, per la verità, perché destro ha chiesto il calcio d'angolo, poi una volta ottenuto si stava portando al centro dell'area di rigore. Molto bravo in questo caso Irrati, bravo come sempre, peraltro.
nel ruolo di VAR, ma anche come arbitro. Sapete che a me non dispiace per nulla come arbitro, e molto bravo a richiamarlo, perché il fallo di mano di Ferrari c'è stato, braccio destro molto ampio, nel senso che era abbastanza aperto rispetto alla figura. Un tiro in porta, per quanto poco pericoloso, ma in ogni caso che porta poi al calcio di rigore e all'ammonizione, l'ammonizione proprio perché si trattava di un tiro in porta. Al momento dell'esecuzione del calcio di rigore c'era in area un giocatore della Sampdoria, cioè Caputo, che tra l'altro era in area di rigore di non poco, di almeno 2-3 metri. Dovete considerare che la mezzaluna serve proprio solo per il calcio di rigore, per tenere i giocatori al di fuori della lunetta a 9,15 m dal dischetto. Perciò per quanto riguarda l'esecuzione del calcio di rigore, la mezzaluna fa parte dell'area di rigore. Al momento della battuta, non mi ricordo neanche chi ha battuto il calcio di rigore, di Criscito, Caputo della Sampdoria era 2 metri dentro l'area di rigore, ma sappiamo che sui calci di rigore sbagliati, quello che conta è l'impatto dei giocatori sull'azione. Ora, se all'interno dell'area di rigore si fosse trovato Ferrari, che è il giocatore che poi si impossesserà del pallone e lo allontanerà dall'area di rigore, a quel punto il rigore avrebbe dovuto essere ripetuto. Dato che Caputo non ha partecipato in nessuna maniera, né attiva né passiva, all'azione, viene considerato calcio di rigore regolare. Perché questo? Perché è vero che il regolamento fornisce delle linee molto più rigide, però c'è anche la parte interpretativa. Se si dovessero ripetere tutti i calci di rigore per un giocatore all'interno dell'area di rigore, i calci di rigore verrebbero battuti dalle 12 alle 15 volte ognuno, motivo per cui si è deciso di dare delle linee interpretative che portino alla ripetizione del calcio di rigore soltanto in alcune circostanze ben specifiche, cioè sull'impatto del giocatore, attaccante o difendente, che partecipa direttamente all'azione. Null'altro da segnalare per quanto riguarda questa partita. Complimenti a Maresca perché non era per niente facile. Spezia Lazio. Allora, Spezia Lazio. Il paradosso di questa partita è che Pairetto, che come sapete non è che sia proprio tra i miei favoriti, non ha arbitrato mai la partita, fino al momento del gol della Lazio. E lì c'è stato il pasticcio. Pasticcio sul quale io sono rimasto semplicemente alle deduzioni. Perché non ha senso dare delle certezze su un episodio di cui non si conoscono esattamente le dinamiche. Ho ipotizzato quello che avrebbe potuto essere successo. Ultime ore stanno emergendo elementi di cui non sapevamo assolutamente nulla. Ne prendiamo atto, poi li commenteremo nel caso in cui dovessero essere confermati o il giorno in cui sentiremo l'audio di questo famoso episodio. Andiamo a vedere gli episodi velocemente. 21esimo minuto, protesta della Lazio e Zaccagni in particolare per un intervento di Provedel su Zaccagni stesso. In realtà molto bravo Provedel ad anticipare di un niente Zaccagni, e poi sulla dinamica dell'azione, scontro tra i giocatori che era inevitabile. Bravo Provedel, bravo nel tempismo, perché bastava un decimo di secondo dopo, bastava che Zaccagni allargasse leggermente il pallone per provocare un calcio di rigore. Ma nella vita dei giocatori serve anche la bravura di evitare un'infrazione e di riuscire a intercettare il pallone, come in questo caso. 26esimo minuto, scusate, 32esimo minuto del primo tempo, c'è cioè il calcio di rigore assegnato alla Lazio per il tocco di mano di Nicolau, un tentativo di controllo da parte di Milinkovic-Savic. Poco da eccepire in questo caso, già il Nicolau stesso si era accorto di aver combinato una sciocchezza, tanto è vero che non ha minimamente protestato e anzi si è praticamente accusato subito del fallo. Bene in questo caso Pairetto, perché si trovava nella posizione perfetta per poter vedere quanto è successo. Più o meno 6-7 metri di distanza dai giocatori, ha visto bene il braccio molto largo che aumentava evidentemente il volume corporeo, anzi in realtà c'è pure un movimento del braccio verso il pallone che probabilmente che può portare questo rigore nell'ambito dei falli di mano volontari, perciò niente da eccepire. Giusto non ammonire, perché non si trattava di un'azione pericolosa e soprattutto non si trattava di un tiro in porta, motivo per cui non è previsto il cartellino giallo.
69esimo minuto, tocco di mano di Rezza, anzi, non tocco di mano di Rezza, sulla rete del 3-3 della Lazio. Ci sono un paio di cosette da vedere. Il primo è il fatto che nel momento in cui il pallone stava arrivando nei pressi di Milinkovic-Savic e di Rezza, Milinkovic-Savic non ha mai guardato il pallone, questo è vero. È andato direttamente contro il difensore. Però il contrasto non è stato questo granché, cioè è stato un contatto di gioco la cui intensità doveva essere valutata solo dall'arbitro. Il VAR non poteva farci assolutamente nulla. Si può aprire una discussione se fosse regolare o meno. Per quanto mi riguarda, troppo poco per poter annullare una rete. Per quanto riguarda il tocco di mano è di Rezza, del giocatore dello Spezia, motivo per cui non si pone neanche il problema dell'annullamento dell'immediatezza del tocco di mano, semplicemente Rezza ha toccato il pallone e perciò la rete è stata regolare. Tanto Katia ride, voglio capire anche io perché ride. Mi dica, sei mutata? Anto J, lo sapevo, ci avrei giurato. Katia, sei mutata? No, stavo dicendo, ho sorriso alla battuta di Anto Zei, perché è sempre molto ironico, anche perché io poi naturalmente sto ascoltando come tutti quelli che ci stanno seguendo in chat, quindi cosa dovrei fare se non annuire sulle spiegazioni? Giustamente, allora poi arriviamo all'episodio decisivo, cioè l'episodio del 4-3 di Acerbi. Ormai abbiamo capito che, anche per le sospensioni che ci sono state, che evidentemente non c'è prospettiva che tenga. Io me l'ho tenuto questo dubbio perché avere certezze non è, in alcune circostanze, avere certezze è sbagliato. È sempre meglio avere un dubbio in più che un dubbio in meno. Poi però bisogna togliersi i dubbi. E ce li si toglie utilizzando i mezzi a propria disposizione. Per ieri sera abbiamo affrontato l'argomento nel Sunday Night Square su DAZN. Abbiamo utilizzato delle immagini che sono state elaborate nel pomeriggio per capire. Abbiamo utilizzato un software particolare che serviva a tracciare le linee esattamente come in sala VAR. Ci siamo accorti che c'è stato un errore. La tesi che ho sostenuto, per il semplice motivo che è una tesi che ho ritenuto la più plausibile, è che nella fretta sia andato qualcosa storto. Per poter dire storto, intendo che il VAR avesse dato per scontato la posizione di Provedel sulla linea e non si sia accorto invece che Provedel, nel momento in cui c'è stato il tiro di Luis Alberto, era il terz'ultimo difendente, neanche l'ultimo, neanche penultimo e neanche l'ultimo. Era il terz'ultimo difendente, perciò la linea andava tirata sulla punto più avanzato, più vicino alla linea di porta di Nicolau. Il fuorigioco è molto evidente. Abbiamo saputo, ripeto, nelle ultime ore che sembra che sia andata un po' diversamente da come avevo intuito, cioè che sia stato Pairetto a non att a attendere il check, il completamento del check del VAR Nasca. Se fosse andata così, oggettivamente non posso che dire molto grave. Perché non aspettare la fine del check non è giustificabile. Poi aspettiamo sviluppi perché non sappiamo esattamente come siano andate le cose, dato che sono frammenti di ipotetici dialoghi tra VAR e arbitro, audio che ovviamente non conosciamo perché non abbiamo nessuno di noi l'ha sentito, però se fosse così, oggettivamente c'è qualcosa, anzi c'è parecchio di cui discutere, ci sarà parecchio di cui discutere perché insomma stiamo parlando di un internazionale che non aspetta la conclusione del check, è decisamente molto grave. Vedremo che cosa verrà fuori nei prossimi giorni. Juventus Venezia, ora, a me Pronter è piaciuto, è piaciuto molto. Perché ha avuto un buon piglio in una partita che sembrava scontata sulla carta, che in realtà è stata molto più giocata di quanto ci si potesse attendere. Detto ciò, questa partita sarebbe stata molto più al centro delle polemiche se avesse avuto un valore effettivo per il campionato. Ora, non vi sto dicendo che il Venezia si è già retrocesso e perciò si è entrato in campo svogliato, come pure non sto dicendo che la zona Champions fosse un obiettivo di poco conto per la Juventus. Sto dicendo che era talmente sbilanciata e sono talmente
i risultati delle due squadre erano talmente, non dico scontati, ma prevedibili, che questa partita non ha lasciato grandissimi strascichi. Ma se fosse stata questa partita, si fosse disputata la 20ª giornata, ci sarebbero state, sarebbero montate polemiche enormi. E lo sapete il motivo per il quale sto dicendo questo, cioè il fallo di Zaccaria su Ceccaroni. Ci arriviamo. Quinto minuto, Bernardeschi Caldara. C'è nulla. C'è nulla. C'è veramente poco nulla. È una valutazione di campo. Se fosse stato segnato a calcio di rigore, secondo me sarebbe stato un errore. Arriviamo all'episodio 23esimo, il fallo di Zaccaria. Allora, il fallo è molto brutto, molto molto brutto. In netto ritardo sull'avversario. Bisogna ragionare sul motivo per cui non c'è stata l'espulsione, non c'è stato un field review. Allora, per quanto riguarda questo episodio, dico subito, io avrei preferito il cartellino rosso. Avrei preferito il cartellino rosso perché l'intervento è molto pericoloso. Ma il motivo per cui non c'è stato lo field review, il check c'è stato come sempre, ma lo field review non c'è stato è perché c'era effettivamente un motivo a sostegno del cartellino giallo. Andiamo a vedere quali sono. A sostegno del cartellino rosso ci sono i tacchetti esposti, che vuol dire tacchetti aperti sulla gamba, la velocità dell'azione, perché Zaccaria è entrato su Ceccaroni molto velocemente, con una velocità piuttosto elevata, e il ginocchio teso, quello che viene definito il piede a martello, che però non esiste, sono elementi che sono, il piede a martello è un'invenzione, mentre invece gli elementi da tenere presente sono questi. Qual è l'elemento a sostegno del cartellino giallo? Il fatto che il piede fosse a terra. Se il piede fosse stato sollevato anche solo di una decina di centimetri, ci sarebbe stato un field review, sicuramente, e Zaccaria sarebbe stato espulso. Dato che invece il piede era a terra, questo elemento ha portato il VAR a non intervenire Mazzolini, a non intervenire e a confermare di fatto il cartellino giallo. Decisione che se fosse stato il VAR sarebbe stata la stessa da parte mia. Detto ciò, avrei preferito il cartellino rosso in campo, ma questa è una decisione di campo. Se fosse stato cartellino rosso, il VAR non sarebbe intervenuto. Cartellino giallo, il VAR non interviene perché un elemento a sostegno del cartellino giallo c'è. 45esimo minuto, protesta di Vlahovic per un contatto con Ampadu, non c'è niente. Cioè, non mi soffermo neanche, non c'è veramente niente, proprio niente. Se Frontera avesse ammonito Vlahovic, non avrebbe sbagliato. Empoli-Torino, seconda partita in Serie A percosso, partita che non ho visto. Ho visto soltanto gli episodi, perciò non valuto la prestazione. Questa è l'unica partita che non ho visto fino adesso nel weekend. Stasera commento la nona partita su 10, l'unica che non ho visto è proprio Empoli-Torino, ma ho visto soltanto gli episodi, sui quali andiamo molto velocemente. 58esimo, espulsione di Verre su Pellegri. In un primo momento Cosso ammonisce il giocatore dell'Empoli per imprudenza, viene richiamato al VAR per espellere. Ci sono tutti gli elementi diversi da quello di Zaccaria. Andate a vederlo se lo siete persi. Non fate paragoni senza aver visto questo episodio, perché è molto differente da quello di Torino. Su questo non ci sono alcuni dubbi sul cartellino rosso. 75esimo minuto, rigore, tocco di mano da parte di Stojanovic, che tra l'altro provocherà tutti e due rigori, tutti e due per fallo di mano. Detto ciò, Kosso lo fischia. Il VAR non ha elementi per farlo togliere, perché effettivamente qualche elemento a favore della concessione del calcio di rigore ci sono, ma secondo me è un rigore totalmente inesistente. Tutto sommato, se fosse intervenuto il VAR per farlo per un field review e per farlo togliere, forse sarebbe stato meglio. Detto ciò, il VAR pezzuto, probabilmente un po' poca esperienza, non ha ritenuto che ci fossero elementi per far revocare il calcio di rigore. Secondo me è un errore. Secondo rigore del Torino invece è abbastanza evidente sul tiro di Ricci. Ancora Stojanovic, che però stavolta ha il braccio molto aperto, assomiglia molto al rigore che è stato assegnato contro il Torino in Atalanta-Torino, molto molto simile. C'è la differenza di posizione rispetto a quello di Bergamo, ma il rigore è più o meno lo stesso. 93esimo, scusate, ha espulso anche Stojanovic, tempo di rimane in 9, su questo nulla da eccepire. Stojanovic, che era stato tra l'altro ammonito in occasione del calcio di rigore assegnato per il tiro di Ricci, cioè sul secondo. Milan-Fiorentina, arbitro Valeri, che mi è piaciuto, anche se secondo me ha commesso un errore. Mi è piaciuto anche se, oltre all'errore a cui arriveremo,
qualche ammonizione ha lasciato un po' perplesso, però la partita è stata tutt'altro che semplice. Secondo me, nel complesso, bisogna promuovere la direzione di Valeri, che non ha inciso minimamente sul risultato e che ha lasciato correre come giusto che fosse una partita che probabilmente qualcuno immaginava molto più chiusa dal punto di vista del risultato, che invece è stata una partita aperta fino alla fine. L'errore più grave, secondo me, è al 20° minuto, cioè sulla Malè, che era già stato ammonito, tra l'altro per comportamento antisportivo, perché si era posto di fronte a Maignan cercando di intercettare una ripresa di gioco da parte di Maignan. La munizione in quel caso è codificata, perciò non c'è nulla di cui discutere. Però il fallo su Tonali con una sbracciata evidente solitamente viene punita sempre con un cartellino giallo per imprudenza. E secondo me la Valeri in quella circostanza ha peccato un po' di bontà, mettiamola così, perché quella è una ammonizione automatica e Malè andava ammonito per la seconda volta. Non era volontario, ovviamente, perché altrimenti parleremo di condotta violenta. È stata una sbracciata imprudente, che però era meritevole del secondo cartellino giallo. 46esimo, Duncan su Diaz. Questo è l'inizio del secondo tempo, se non ricordo male, forse no, forse era la fine del primo tempo. Sapete che non me lo ricordo esattamente se era l'inizio del secondo tempo o la fine del primo tempo. Comunque c'è un fallo di Duncan su Diaz a centrocampo, una spa automatica, e anche in questo caso manca il cartellino giallo. 70esimo, Hernández Torreira, avrei preferito anche in questa circostanza un intervento un pochino più deciso da parte di Valeri, però la possiamo bypassare perché è un episodio abbastanza poco importante. 79esimo minuto, una protesta del Milan per un tocco di braccio di Bonaventure su un cross, su un corner calciato da Tonali. Il tocco di braccio c'è, però non è punibile perché non ha aumentato minimamente il volume corporeo. Il braccio si trova proprio davanti alla figura e se non ci fosse stato il braccio, Bonaventura avrebbe preso il pallone, avrebbe colpito il pallone con il petto o la pancia, perciò niente di punibile. 90esimo minuto, questo secondo me è l'errore. Icone Leao era calcio di rigore. Allora, qualcuno mi chiederà, perché so già che me lo chiederà, per quale motivo Icone Leao non interviene il VAR, mentre invece interviene il VAR in Udinese Inter? Il motivo è che purtroppo dopo 5 anni il VAR è stato capito veramente da pochi. Icone Leao è un contrasto. È vero che Icone mette la gamba davanti alla gamba di Leao, ma è un contrasto tra due giocatori che sono in piedi. L'entità di un contatto di questo genere può essere valutato solo dall'arbitro, a meno che l'arbitro non sia completamente coperto. Quello di Udine non è un contrasto, è uno sgambetto, che è differente da un contrasto. Per quanto mi riguarda, quello di Milano su Leao è un calcio di rigore piuttosto evidente, ed è un errore, a mio parere, di Valeri, sul quale però Irrati non poteva fare nulla. Fin quando non ci entra in testa questo concetto, continueremo a pensare che il VAR agisce in base alle squadre. Ma non è così. Non è un errore di Irrati non intervenire su Icone, semplicemente perché non poteva intervenire. 93esimo minuto, c'è un fallo di Rebic su Cabral. Secondo me, anche questo era cartellino giallo per spaccio, per un'azione potenzialmente pericolosa. Vi ricorderete, ultimi secondi di gioco, il Milan ha cercato in tutte le maniere di fermare l'azione della Fiorentina fino a quando Rebic a centrocampo con Cabral che avrebbe avuto davanti di fronte a sé parecchi metri di spazio, non lo ha atterrato con una trattenuta molto evidente. Udinese-Inter, buona prestazione di Chiffi, nonostante il rigore che si è perso, che sarebbe stato meglio vederlo in campo direttamente, però nel complesso molto sicura la direzione di Chiffi, scusate, molto sicura la direzione di Chiffi, che non ha mai perso la partita, anche negli ultimi minuti, col risultato decisamente in bilico dopo che l'Udinese
aveva accorciato le distanze, è riuscito sempre a controllare perfettamente l'azione, a controllare la partita senza ricorrere neanche troppo spesso a cartellini, a richiami, a sanzioni tecniche. Mi è piaciuto molto Kiffin, non escludo di vederlo designato anche nella prossima settimana. 37esimo minuto, arriviamo proprio al rigore del 2-0. Pablo Mari, Dzeko si allunga il pallone, Kiffi è proprio di fronte all'episodio, lo vede, lo valuta e non sappiamo però che cosa ha detto nell'auricolare. Anche qui dobbiamo ricostruire cosa può essere successo. Può essere, probabilmente Banti ha chiesto a Kiffi che cosa abbia visto. Kiffi ha detto non ho visto nessun tocco di Pablo Mari su Dzeko, oppure ha detto ho visto Pablo Mari toccare pallone e piede e perciò in questo caso l'intervento del VAR non soltanto è corretto, ma è necessario. Perché evidentemente questo è un serious miss di incidente. Poi possiamo dire che Dzeko ha accentuato quello che volete. Però addirittura ho letto alcuni tweet di persone che mi hanno tirato in ballo chiedendomi per quale motivo sia stato assegnato un calcio di rigore per una simulazione. Ora, va bene tutto, però se bisogna commentare, cerchiamo di commentare con grano salis, perché altrimenti se dobbiamo commentare con la sciarpa al collo non finiamo più. Ora, subito dopo il fallo, Pablo Mari è rimasto per terra guardando l'arbitro perché era sicuro che sarebbe stato fischiato il calcio di rigore. Grazie a OCV Sport, intanto. L'ho messo Ringraziamo io, OCV Sport. per ringraziarlo. Ringrazio molto, tra l'altro l'ho sentito questa mattina, ci siamo sentiti questa mattina, cordialissimo con te come sempre. E, stavo dicendo, il fallo, una volta che ci è successo, grazie mille, salutami Andrea che ho sentito questa mattina, una volta che vengo chiamato in causa, sono stato chiamato in causa su questo episodio, sono andato dritto su, mi aspetto. Ho un field review calcio di rigore. Perché l'ho detto? Non perché io sia così pazzo da buttarmi in una previsione che poi può essere completamente al contrario di quello che penso. Per il semplice motivo che ero certo che ci sarebbe stato un field review. Perché? Perché questo è il classico episodio da serious missed incident, cioè l'arbitro in controllo di quello dell'azione, però non ha visto qual è stata la dinamica reale dell'azione. Tanto è vero che poi, una volta che si è portato di fronte al monitor, è ovvio che il VAR si era già assicurato che ci fosse stato un contatto, perché altrimenti non l'avrebbe richiamato, perché non può richiamarlo per una simulazione. Lo ha richiamato perché c'è stato, ovviamente, un tocco su Dzeko e Dzeko si era allungato il pallone prima che Pablo Mari potesse intercettarlo. Motivo per cui, in presenza di uno sgambetto di questo tipo, non field review è praticamente automatica e mi è venuto semplice dover dirlo in diretta. Non avevo alcun dubbio che non avrei sbagliato, perché altrimenti sarei rimasto un pochino sul vago, anche perché in diretta rimanere sul vago non è un crimine, anzi a volte è necessario, perché bisogna vedere le immagini, bisogna vedere quelle che sono le dinamiche, bisogna capire quello che è successo. In questo caso invece sono andato dritto perché ero sicuro che ci sarebbe stato calcio di rigore. 68esimo minuto. Contrasto tra Samardžić e Darmian, non c'è nulla, proprio nulla. Al limite si poteva fischiare un calcio di punizione in attacco perché Darmian aveva coperto il pallone rispetto al giocatore udinese, ma sinceramente lasciar correre ci sta. Roma-Bologna, allora arriviamo qua a un'altra partita che ha sollevato molte polemiche. Intanto voglio farvi vedere due cosette, facendo un leggero passo indietro. Poi dopo facciamo un passo indietro su Spezia-Lazio, scusate, Spezia-Lazio perché stavo pensando a cosa dovevo condividere. Voglio farvi vedere una cosetta su, oh mamma, dov'è? Ah, questo, scusate. Un attimo, arrivo, un attimo. Farvi vedere una cosa del regolamento perché qualcuno ha fatto un po' di casino su ripetizione della partita, lo vedete, no? Penso che si veda abbastanza bene, adesso magari ve lo allargo un pochetto, così almeno lo vedete meglio. Come vedete, questo è il protocollo, nella pagina 7 di 67 del protocollo, e c'è scritto che relativamente a un episodio
come quello di Spezia Lazio, che ha creato, sul quale, per il quale c'è stato un errore che ha coinvolto il VAR, qualcuno ha pensato che si potesse essere l'ipotesi della ripetizione della gara. In realtà, come vediamo dalla schermata che vi ho condiviso, il protocollo cosa ci dice? Ci dice che una partita non viene invalidata, cioè non viene annullata, non può essere ripetuta a causa di malfunzionamento della tecnologia VAR oppure della goal line technology. La seconda è quella che ci interessa. Decisioni sbagliate che coinvolgano il VAR, dato che il VAR è un arbitro. Questo significa che, scusate, ho sbagliato, come al solito mi capita, ciò significa che una partita che sia stata decisa, come in questo caso, da un errore del VAR, non può essere considerata invalidata, perciò non può essere ripetuta, dato che il VAR semplicemente è un arbitro. E un arbitro può commettere un errore di valutazione, motivo per cui questo errore di Spezia Lazio deve essere considerato come un errore di valutazione. Perciò le possibilità che ci sia la ripetizione della gara sono pari a zero. Arriviamo a Roma-Bologna. Arbitro Fabbri, non mi piace, c'è poco da fare. Non mi piace, non mi è piaciuto neanche ieri. Non mi soffermo naturalmente su quelle che sono state dichiarazioni di allenatori e tutto. Queste sono questioni che non mi competono. Andiamo velocemente a vedere gli episodi. Primo minuto, episodio dubbio, molto dubbio, in area di rigore del Bologna, perché Medel interviene in maniera molto scoordinata, con un braccio molto largo, su un cross al centro. Che cosa è successo? Allora, io in presa diretta ho detto, ho qualche dubbio, se la toccata di braccio è calcio di rigore, se non la toccata di braccio ovviamente non è calcio di rigore. Io faccio vedere un'immagine che ho trovato online, perciò ve la faccio vedere così com'è. E ditemi voi, da questa immagine, che cosa vedete? Cosa vedi, Katia? Allora, la palla che tocca sembra la spalla, pare. Diciamo che siamo tra deltoide e petto, Sì, o un pochino più ascella, bassa. ecco, vicino all'ascella. Allora, secondo alcuni, questa immagine dovrebbe togliere ogni dubbio sul fatto che sia calcio di rigore. Io, vedendo questa immagine, invece dico, per fortuna che me l'hanno fatta vedere, perché questa mi toglie ogni dubbio sul non calcio di rigore. Perché quello che poi è emerso anche dall'on-field review, cioè dalle immagini che sono state proposte come immagine del check, si vede il pallone che in un primo momento viene deviato in questa maniera da Medel, molto rischioso, perché se sono 10 centimetri più in basso, qualche centimetro più in basso, prende il braccio e sarebbe stato rigore netto, dato che il braccio non era in appoggio, un braccio semplicemente largo a intercettare il pallone. È stato fortunato Medel? Sì, è stato fortunato. Ma poi il pallone rimbalza per terra e poi rimbalza di nuovo sul petto, tanto è vero che poi si allontana dall'area di rigore. Questa immagine, a mio parere, ci toglie qualsiasi dubbio. Ci toglie qualsiasi dubbio perché ci dà proprio la sensazione netta che Medel, rischiando molto, abbia preso il pallone tra petto e spalla. Ricordatevi che da quest'anno, anzi da no, quest'anno, ormai da un paio d'anni, il deltoide è considerato come gioco regolare. Faccio vedere anche in questo caso il regolamento, perché così almeno abbiamo pochi dubbi in merito. Ho aspettato un secondo, adesso vi condivido la pagina del regolamento. Dovevo cercarla, per quello che ho perso per tutto il tempo. Vi faccio vedere la pagina del regolamento che deve essere applicata. Vedete che c'è anche la tanto di figurina e viene indicata qual è quella parte del deltoide che viene considerata regolare. Vedete la. Aspettate un secondo, adesso lo faccio vedere con calma. Vedete? Non punibile. Scusate. Che ogni tanto mi impiccio. Ecco, vedete che c'è la parte non punibile, che è la parte del deltoide, che arriva più o meno fino a metà braccio, e poi c'è la parte che è punibile. Se guardate, se fate confronto tra questa immagine e quella che abbiamo visto prima,
vi renderete conto che il tocco, se c'è stato in quella zona, è proprio con la parte considerata regolare. Avete Qualcuno, visto Luca, l'immagine? Sì. in chat fa notare che trattandosi di un fermo immagine, magari la palla è già in ascesa, no? Magari ha toccato prima la spalla ed è via già per cadere. Sì, può essere, può Questo è il essere. dubbio Però che ho visto in molti. Io sì, può adesso essere, può la essere. ricordo perfettamente quella di ieri. Allora, poi abbiamo il contatto Hickey Maitland Niles. Il fallo c'è, a mio parere. Il fallo c'è, ma non è rigore. E il VAR non può intervenire. Perché? Perché siamo fuori area. Il contatto dal quale nasce la caduta di Maitland Niles all'interno della rigore è un incrocio di gambe a circa 1 metro dalla linea dell'area di rigore. L'abbiamo fatto vedere ieri sera anche al Sunday Night Square con la lente, proprio per far dimostrare che c'era 1 metro dall'area di rigore nel momento in cui c'è stato il contatto tra la gamba di Hickey e Maitland-Niles, perciò non c'è niente da eccepire sulla decisione, anzi ci sarebbe da eccepire il fatto che non è stato fischiato fallo e cartellino giallo. Il VAR sarebbe potuto intervenire solamente in caso di cartellino rosso per Dox ovviamente, ma in questo caso era fuori discussione dato che il pallone era decentrato rispetto alla porta. Se fosse stato in direzione della porta allora ci avremmo potuto discutere, ma il pallone era direzionato fuori dalla porta, perciò niente da discutere. Ultimo episodio. Al 53esimo minuto il contatto tra Kumbulla e Orsolini. Ora, il rigore mi pare molto chiaro. Il VAR non è intervenuto perché siamo nel solito discorso. Per quanto riguarda una trattenuta, se è in controllo dell'arbitro, l'entità della stessa deve essere valutata dall'arbitro stesso. Io sono molto in dubbio su questo episodio perché secondo me il VAR aveva qualche elemento per poter intervenire. Però in linea generale non si interviene. Detto ciò, secondo me è calcio di rigore ed espulsione perché? Perché dovete considerare che il Doxo viene depenalizzato in area di rigore solo ed esclusivamente se c'è un tentativo di giocare il pallone. Kumbulla non ha tentato di giocare il pallone dato che ha trattenuto Orsolini per la maglia. Qualcuno mi potrà dire, giustamente, se non ha conoscenza precisa del regolamento, ma la trattenuta è iniziata fuori. E proprio per questo motivo adesso vi faccio vedere il regolamento, perché bisogna sempre basarsi sul regolamento, altrimenti facciamo semplicemente una gran confusione per niente. Sto cercando, prendo tempo perché sto cercando la parte che mi interessa. Attento Luca perché ti senti malissimo, eh? Scusatemi, Zizi. sì, scusatemi, ero che mi muovevo. Adesso vi faccio vedere la parte del regolamento relativa alla trattenuta. La No, trattenuta, Luca, come devi è? provare a sistemare l'audio. Ti senti robotico. Aspetta un secondo. Aspetta un attimo, scusatemi. Aspetta. Magari Adesso? Va distruggendo le meglio? orecchie a noi poveri utenti. Va meglio, Adesso dai, provaci. meglio? Sì. Allora, stavo dicendo, la trattenuta è l'unica tipologia di fallo che deve essere valutata nella sua concretizzazione. Vedete che è come le ultime due righe. Se il difendente inizia a trattenere un attaccante fuori dell'area di rigore e prosegue a trattenerlo all'interno di questa, l'arbitro deve segnare un calcio di rigore. Perché è dentro nella norma del vantaggio? Perché l'inizio della trattenuta l'arbitro lo lascia andare per capire se la trattenuta avrà un effetto negativo sul giocatore che viene trattenuto oppure se non avrà effetto. Nel caso in cui invece dovesse essere effetto, ovviamente dovrà essere considerato il momento in cui si chiude la trattenuta. Ed è il motivo per cui è all'interno della voce vantaggio. Questo è l'unico caso, tanto è vero, che viene inserito nel vantaggio come una sorta di eccezione. Motivo per cui la trattenuta di Kumbulla probabilmente inizia fuori area, ma si concretizza in area. Calcio di rigore ed espulsione. Direi che abbiamo finito, sono stato molto lungo oggi, ma purtroppo Meno ieri non male, devi era essere possibile. veloce. Hai esordito dicendo oggi velocissimo, 45 minuti. Allora, io Guarda. volevo chiedere a chi ci sta seguendo di riproporre le domande.
perché poi comunque sono entrati anche tanti nuovi iscritti e tante domande sono andate veramente su, qualcuno ho selezionato, quindi vi chiedo per favore di poterle riproporle. Poi AntoJ continua a dire che stai facendo perdere tutti i followers perché continui a bere tisane e questo non avvicina naturalmente la generazione E chi Z. vi dice che è tisana questa? Questa potrebbe anche Non essere. dire queste robe perché poi magari dicono che sei ubriaco e ti arrabbi. Cos'è, tè? Tra Sì, tè tè con tisana o sarà limone. meglio la tisana? Tè con limone. Bene, mi sembra proprio che c'è il clima per andare di tè con limone caldo, Eh beh, guarda, ci sono cose, 13 gradi. Non fa caldissimo oggi, eh? no? Oh, da te. Ok. Vado? Inizio con le domande intanto, ragazzi. Siete pronti? Andiamo, anche perché abbiamo tempo fino alle. No, abbiamo tempo oggi, parto verso le 6, Sì, perciò. tanto io oggi faccio una maratona lunga 4 ore. Allora. Ascolta, ieri ho fatto la maratona di 16 ore, perciò non te lamentare, su via. Allora, leggo dello stop nei confronti di Pairet e Nazca per il caso Acerbi. In questo caso, dice Giovanni 25, non riesco a capire quali siano le responsabilità di Pairet, perché fermare l'arbitro per un errore tecnico dei varristi, immagino che Giovanni sia arrivato in un secondo momento, Luca, quindi se puoi cortesemente in Sì, breve. probabilmente non, sì, probabilmente non, è sta, non si è aggiornato sulle ultime novità che sono uscite sulla stampa, in particolare sulla Gazzetta dello Sport. Se volete possiamo anche vederlo, quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Citare la fonte. Sì, ma in realtà non c'è scritto un granché perché è un contenuto riservato agli abbonati, perciò io sono abbonato, ma non posso farlo vedere perché altrimenti ci sarebbero problemi di copyright. Comunque, sulla Gazzetta trovate tutto. Da quello che dice la Gazzetta, pare che Pairetto non abbia atteso il via libera, cioè abbia ripreso il gioco prima che il check si fosse concluso. E perciò, se fosse confermato questo, poi ne discuteremo, perché la questione è molto seria dal punto di vista di Pairetto. Ovviamente, se Rocchi ha sospeso anche Nazca, evidentemente anche Nazca qualche responsabilità deve averla. Probabilmente, non so, posso pensare che non sia stato abbastanza deciso nel fermare Pairetto prima di fargli riprendere il gioco. Posso pensare questo, però ne sapremo di più nei prossimi giorni. Per adesso, quello che sappiamo è che è stato effettivamente sospesi tutti e due fino a fine campionato. Anche perché bisogna capire, come dicevi anche tu stesso, Luca, cosa ne è venuto fuori magari nell'audio che magari faranno ascoltare, non si sa. Allora, Chris, rimanendo sempre su questa partita, dice: perché non si riesce ad accettare semplicemente che l'errore dell'arbitro, per quanto tu possa essere clamoroso come Spezia Lazio, fa parte del gioco? Cioè, per tutte queste lamentele, tutti questi strepiti, tra l'altro a volte conditi da una buona dose di dietrologia? Qui potresti, posso capire il disappunto di chi subisce l'errore, ma è inutile. Come? Bisogna solo prendere atto e lavorare tutti per fare meglio, non lasciarsi andare in disamine infantili che inquinano solo il dibattito. Quindi magari aveva anche, insomma, ragione. Nulla da eccepire, sono d'accordissimo, però sappiamo che in Italia la polemica tira, continua a tirare, perciò Mila, lascia stare il mio tempo. Allora, Stigno 88 invece dice, da tifoso milanista, quando ho visto Rebic entrare nell'inquadratura, mi sono detto vatti a prendere il giallo e ha fatto palesemente un fallo da spa. Giallo chiarissimo, da tifoso ero contento, ma errore di Valeri. Concordo, è quello che ho detto infatti nell'episodio al 93° minuto, che doveva essere punito con un cartellino giallo per Rebic. Fallo tra l'altro legittimo, per carità, perché serviva proprio quello, cioè interrompere l'azione. Vuoi vedere la gatta che si beve il tè? Il tuo tè o un altro tè? No, l'ho fi finito il tè, però è lì che è dentro nella tazza che lecca i rimasugli. La lavo poi la tazza, è proprio parte. Meno male. Preoccupatevi. Allora, dice, ciao Luca, ma tu al posto di Rocchi, che direttive daresti riguardo episodi come quelli di Malè e Kumbulla? È giusto indicare agli arbitri una sorta di tolleranza in casi possibile espulsione o ci vuole maggiore fiscalità? In questi casi non è fiscalità, in questi casi doveva essere semplicemente applicato il regolamento. Quello di Malé è un cartellino giallo chiaro. Quello di Kumbulla non so cosa sia successo, però è un episodio anche quello abbastanza chiaro rivisto, cioè
Una volta che viene rivisto quell'episodio, è difficile sostenere che non ci sia un'infrazione da parte di Pitbull. Così, allo stesso modo, è impossibile sostenere che ci sia un tentativo di giocare il pallone da parte del difensore della Roma. Perciò, in realtà, io non credo che ci siano direttive, semplicemente ci voleva un pochino più di attenzione a quelle che sono le dinamiche di campo. Dice Luca, può essere che Chiffi abbia valutato come troppo leggero il tocco su Dzeko? In questo caso sarebbe sbagliato richiamarlo al VAR, giusto? Assolutamente sì. Se Chiffi avesse detto ho visto il contatto, ma è troppo leggero, secondo me il VAR non sarebbe intervenuto. Ecco perché vi dico, dovremmo sapere esattamente quello che è successo nella comunicazione tra VAR e arbitro di campo, perché è chiaro che la conversazione che c'è stata prima dell'on-field review è fondamentale, perché se Chiffi avesse detto il tocco l'ho visto sul piede sinistro di Dzeko, ma secondo me non è meritevole di calcio di rigore, allora a quel punto il VAR non sarebbe intervenuto perché si tratta di una valutazione di campo. Ovvio che invece, avendo visto qualcosa che non è successo, perché non possiamo dire che si tratti di una pedata, ma uno sgambetto piuttosto evidente. E anche la reazione di Pablo Mari ci fa capire che si era accorto pure lui di aver combinato la frittata. Allora, qui dice, buonasera Luca, ho dubbi sull'off-field review di Udine, il contatto è in dubbio, però a me pare abbastanza leggero, concettualmente ma non dinamicamente, mi sembra un episodio simile a Inter-Juventus, il famoso rigore di Nitti e Alessandro. Mariani era in controllo, l'off-field review probabilmente anche in quel caso avvenne perché l'arbitro aveva percepito un tocco sul pallone che non c'era stato. Qual è la differenza? A mio parere non era da off-field review nessuno dei due episodi. La differenza è che l'episodio di Milano sono due piedi per aria di due giocatori che non hanno nessun equilibrio e perciò secondo me è una dinamica di gioco come ce ne sono tante. Quello di ieri sera è uno sgambetto. È uno sgambetto. Che poi Dzeko lo abbia accentuato enormemente, ma per carità ci può stare, ma evidentemente è uno sgambetto. Cioè, la dinamica è tutta diversa. A Milano, tra l'altro, per me non era rigore. Ecco, continuo a sostenere che non fosse rigore. A Milano erano due giocatori che avevano una gamba alta un metro rispetto al terreno di gioco. Perciò il vero. Quello che può essere derivato come un'infrazione vera, io non la vedo. Quello di ieri sera è completamente diverso, perché è un giocatore, Dzeko, che anticipa un avversario, Pablo Mari, e c'è un giocatore, Pablo Mari, che sgambetta un avversario. Allora, Silvio invece ti chiede, il tocco di Rabiot è da considerare retropassaggio? No, questo è diverso, perché non, Rabiot è una, non, ha, non, è, non ha mosso i piedi verso il pallone, ma si è trovato sulla traiettoria del pallone. Quello di Faraoni è completamente diverso, perché Faraoni, prima di toccare il pallone con il piede sinistro, se non ricordo male, fa un passo verso il pallone, è in completo controllo, mentre c'è Rabiot sta semplicemente correndo indietro. E per il pallone gli carambola addosso. Intanto è vero che non ho avuto neanche un sobbalzo in quel momento, mentre invece l'ho avuto a Cagliari, perché è un episodio molto molto diverso. A volte ci si può confondere sul retropassaggio, non metto in dubbio, però conoscendo le dinamiche non è difficile individuare i retropassaggi, anche perché sono talmente rari quelli punibili, perché quest'anno ne abbiamo avuti un paio forse, questo forse il secondo o il terzo, perciò i giocatori lo sanno che non possono fare retropassaggi. Anzi, capita a volte che ci sono dei portieri che potrebbero prendere il pallone con le mani, ma hanno talmente tanto timore che intervengono ugualmente con i piedi e a volte fanno anche dei pasticci picca da poco. Diciamo che è stata una settimana particolarmente fortunata per i portieri. Eh? Allora, poi ti chiedono, su questo ti sei espresso, però magari anche qui in breve, magari l'utente non era ancora collegato. Ivano, il fallo di mano di Medel che ricerca proprio il pallone è fallo o no per te? Se l'avesse toccato di mano, sì, ma non l'ha toccato di mano. Perciò, ragazzi, il problema è questo, che se un giocatore cerca di prendere con una mano un pallone, non è che deve essere punito, non c'è l'intenzionalità. Cioè, quello che si dice, anzi, quello che dice il regolamento, fare o tentare di fare un fallo, non vale sui tocchi di mano. Il tocco di mano o c'è o non c'è. Tentativo di fare un fallo nei confronti di un avversario, invece sì che può essere considerato.
Perché se un giocatore tenta di tirare una pedata a un giocatore e non ci riesce, non è che perché non ci riesce non deve essere punito, deve essere punito comunque l'intenzione. Ma se un giocatore tenta di prendere il pallone con le mani e non ci riesce, non può essere punito. Possiamo parlare di fortuna? Parliamo di fortuna. Anzi, io vi dico di più. Ieri sera Medel è stato enormemente fortunato a non prendere quel pallone col braccio. Ma il tocco di braccio non c'è. Non si può. Tanto è vero che, se avete fatto caso, anche nel post partita non c'è stato nessuno della squadra Roma che si sia lamentato di quell'episodio. Nessuno. Nessuno ha citato il fallo di mano di Medel, perché sanno perfettamente anche loro che il tocco di mano di Medel non c'è stato. Perché altrimenti l'avrebbero detto, figuriamoci. Allora, il mio studio di turno se lo ripropongo, perché vuol dire che l'avevo già scritto più volte. Come mai nel tuo tweet sei stato chiarissimo, invece i giornalisti hanno parlato di ripetizione in caso di errore oggettivo? Ah, non lo so, chiedete a loro. Infatti qui è un po' difficile rispondere, Io però... più ragazzi, io ragazzi, più che farvi vedere il regolamento, in questo caso il protocollo, non so che farci. Cioè, la carta, la regola è quella, la norma è quella. E se vogliono continuare a parlare di capelli orchidi, ragazzi, poi dobbiamo considerare questo. Cioè, allora, siamo l'ultima partita ripetuta. Vediamo se Katia è chiara. Sì. Katia se la ricorda. Cosa no, scusami, stavo leggendo i messaggi da me. Ultima partita ripetuta in Italia in Serie Onestamente non ne ricordo. 1961. Caspita, non ero nata. Neanch'io, cioè non è che Sì, neanch'io ho ero capito, nato. ma cioè, voglio dire, non è facile ricordare. Infatti, non me ne ricordo perché da quando sono in vita. 1961 Juventus Inter, la partita che poi la Juventus giocò con la Primavera, finì 7-1, se non E ricordo fu male. ripetuta per quale motivo? Non me lo ricordo neanche, sinceramente. Detto ciò, no, ti giuro, non lo so, non me lo ricordo. Ma in ogni caso, se in 61 anni, negli ultimi 61 anni, non è stata ripetuta una partita, è un motivo, ci sarà. Ogni anno sentiamo almeno 3-4 volte, ogni settimana c'è una partita da ripetere per errore tecnico. E evidentemente è perché sfugge che l'errore tecnico non è sta roba, soprattutto perché è proprio stabilito dal protocollo che non è errore tecnico questo. L'errore tecnico è, per esempio, non espellere un giocatore dopo averlo ammonito due volte. Un errore tecnico è fischiare una rete prima che il pallone oltrepassi la linea di porta. Un errore tecnico può essere sospendere, interrompere la partita, il triplice fischio al 70° minuto. Quello può essere un errore tecnico, anche se c'è da discutere, perché il cronometrista unico è l'arbitro. Queste sono le ipotesi. Katia, mi sei frizzata o stai facendo No, il no, TikTok? stavo andata a cercare perché fosse stata ripetuta la partita. Ah, Che hai scoperto? tra l'altro è terminata cosa, 9 a 1? 7-1, Mamma mia. 9-1. No, sì, 9 a 1, quindi È c'è perché gol. ha giocato la primavera, in quella primavera c'era Mazzola. Mi pare, ma l'hai ripetuto talmente tante volte questo episodio. Vabbè, il gol ha segnato Allora, Mazzola quando per gli... l'Inter. Comunque basta dire che solo in Italia protestiamo per gli arbitri. Io vivo da un mese in Inghilterra e vedendo una trasmissione sportiva inglese mi sono accorta che per 40 minuti si è parlato solo di arbitraggio per una partita di Championship. Quante volte te l'ho detto, Katia, questo? L'hai detto veramente tanti, non solo a me, ma anche, devo dire, in diretta l'hai ripetuto parecchie volte. Allora, Matthew dice, sono d'accordo quasi su tutto. Leao e Koné per me è un contrasto ruvido non da rigore. Da aggiungere a Roma-Bologna che manca già lo sciocco. Scorupuschi per perdite di tempo reiterate. Skorupski, è duro questo nome da dire, Skorupski, anch'io faccio fatica a dirlo, Skorupski. Sì, manca il cartellino giallo per perdite di tempo, sono d'accordo. Sì. Era meglio, sarebbe stato meglio ammonirlo per le perdite di tempo, ne ha fatte veramente tante, Skorupski. Allora, ho perso l'inizio della live, dice Andrea Molinari, ma sul fallo di Kumbulla perché non c'era depenalizzazione in giallo? È cartellino rosso? Perché la depenalizzazione c'è soltanto nel caso in cui un giocatore interrompa una chiara occasione da rete tentando di intervenire sul pallone, di contendere il pallone. Kumbulla invece non ha tentato in alcun modo di contendere il pallone perché ha trattenuto semplicemente un avversario. Sulla trattenuta non è prevista depenalizzazione, sia per quanto riguarda il cartellino giallo che per quanto riguarda il cartellino rosso. È l'unica eccezione.
Un'altra considerazione di Chance dice: l'unica cosa buona, Luke, che ha sbagliato sia a non dare giallo a Malè che successivamente a non darlo a Hernandez. Diciamo che ha usato lo stesso metro di giudizio. Sì, infatti sono due errori, infatti l'ho sottolineato, secondo me. Infatti non ha inciso dal punto di vista, perché non è stata partita facile, dal punto di vista tecnico non ha inciso. È stato un po' meno preciso del solito, Valeri, che secondo me rimane ancora adesso il favorito per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Allora, Papa dice, ma eventualmente il gol della Lazio poteva essere annullato anche a gara finita, oppure in questi casi è impossibile? assolutamente impossibile. Una volta che ricomincia il gioco non si può più tornare indietro, a maggior ragione non si può annullare posteriormente una rete, ovviamente non è possibile, perché anche se si gioca, mancavano 4 minuti di recupero, la dinamica del gioco sarebbe stata completamente differente. Non si può semplicemente annullare una rete perché è irregolare dopo la fine della partita, cioè non possiamo pensare di omologare invece che il 3-4, omologare il 3-3 perché è stato un errore. Allora, invece qui, perché c'è la 9 su Mkhitaryan all'85esimo con Ciala che entra da dietro sulla caviglia del romanista che si piega parecchio e da giallo e lo è confermato la volta scorsa, mentre quello di Zaccaria sarebbe da rosso, secondo te? Sono due episodi completamente differenti. Cioè, ma c'è proprio non... Piano piano ci riuscirò a convincere il maggior numero di persone possibile a non paragonare episodi che sono totalmente diversi per dinamica. Cioè, quello di Cianogu, un contrasto sbagliato, ma col pallone decisamente giocabile, con meno velocità, sostanzialmente erano giocatori che erano quasi fermi. Il piede comunque basso, quello di Zaccaria è completamente differente, cioè c'è una velocità molto differente. Ma guardate che bastavano 10 centimetri in più e c'erano veramente grossi rischi per Ciaccarone, che ha rischiato comunque. E se fossero stati 10 centimetri in più di altezza del piede, sarebbe stato rosso sicuro, sicuro, con un field review. Detto ciò, avrei preferito il rosso anche in campo. Questo lo ripeto, lo ribadisco. Allora, Emanuele Pesce si chiede perché gli audio del VAR e arbitro non vengono resi pubblici a fine partita? Beh, prima partita è impossibile, perché prima di rendere pubblico un audio o si rendono pubblici 95 minuti di audio e chi si risbobina 95 minuti di audio, oppure bisogna selezionare quelle parti importanti. È ovvio che non può essere diffuso a fine partita. Cioè, al limite la domanda giusta è per quale motivo non sentiamo gli audio a distanza di 2 o 3 giorni. Questa è una domanda interessante, potrebbe essere una domanda interessante, però prima o poi ci arriveremo a sentire anche gli audio, non dico in tempo reale, ma quasi, anzi mi auguro che sia in tempo reale, soprattutto per la spiegazione dell'arbitro della decisione che si è assunta in campo. Però ci vuole un po' di tempo, un po' di calma, vedete che capiamo tutto. Allora, poi ti chiedono, Fabbri poteva essere richiamata al VAR per valutare se il fallo di Kumbulla fosse da cartellino rosso e in quel contesto valutasse il suo fallo anche da calcio di rigore? L'ho detto. Sono molto al limite, perché si tratta di Fabri era in controllo dell'azione, ha visto tutto quello che è successo. Perciò, avendo visto e valutato una trattenuta, e la trattenuta sappiamo che deve essere valutata nell'entità dall'arbitro di campo, siamo lì. Detto ciò, non so se con un altro barista sarebbe intervenuto o meno. Io la butto lì, secondo me Errati sarebbe intervenuto. Secondo me. Poi ti chiedono Poi anche mi sulla pare. sbarratura dei penali, se era da giallo. Oddio, ha sbagliato di Giovanni, non me la ricordo mica. Onestamente anch'io. Poi, vediamo. Stavo guardando adesso nei miei appunti, ma sinceramente questa sbracciata di Tonali non ce Carrello l'ho. 95 dice: se Pablo Mari non avesse toccato Dzeko, sarebbe comunque rigore perché nel regolamento dice tenta di intervenire? No, 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 in quel caso ci deve essere il contatto, altrimenti non viene fischiato calcio di rigore. Oh, io ragazzi, la sbracciata di Tonali proprio non ce l'ho. No, non ce l'ho. Non lo so, magari poi controllerò. Allora, vediamo qui se ti ricordi perché
Alfa Vale dice: Luca, posso avere un tuo parere su un episodio vecchio di Cagliari Milano nei video della Lega a 2 minuti e 50? Se rallenti, si vede un tocco di mano di Bena Serra. No, non lo so, sinceramente. Ne abbiamo, credo, abbiamo parlato, credo che sia un tocco di braccio con, neanche tocco di braccio, perché non la tocca di braccio, ma Bennasera è sdraiato di fronte al proprio portiere, giusto? Mi pare che sia quella roba, non c'è niente, non c'è niente. Non c'è neanche il tocco di braccio. Ne avevamo già parlato ai tempi, credo, con di Cagliari 3 settimane fa, un mese fa, quello che è. Allora, Matthew dice: se hai visto il rigore dato da Mariani in Vicenza Lecce, identico a Dumfries e Alexandro. Vero. Uguale. Evidentemente, sì, evidente, un po' diverso, nel senso che è una pedata molto più robusta, però è evidente che quella sia la linea che è stata dettata da Rocchi su Inter-Ventivara, è stato da segnato con VAR, mi pare, anzi senza mi pare, Mariani l'ha segnato dopo un field review, il calcio di gorra di Vicenza. Ah, lui dice: al di là degli episodi spiegati benissimo dal dottor Morelli, io faccio in un certo senso il cattivo, mi perdonerete, ma è una cosa che non riesco proprio a tollerare: i comportamenti delle panchine. Ci sono allenatori che passeggiano come se fossero per strada, molti allenatori fra poco arrivano alla bandierina. Dottor Morelli, non pensa sia il caso di essere più severi? Sarò breve e circonciso. Sì, non piace neanche a me. È una deriva che mi piace pochissimo ed è lo stesso motivo per cui io amo il basket, ma detesto vedere le immagini di allenatori che continuano imperterriti a sbracciarsi, a sbracciare, a protestare. Io credo che negli sport in generale bisogna cominciare a essere molto, molto meno permissivi. Prima protesta giallo, seconda protesta rosso a casa, perché altrimenti è diventato veramente un teatrino a bordo campo, ma fanno tutti quello che vogliono. E io lo trovo veramente intollerabile. Allora, Antonio De Paola, che salutiamo, ci scrive: Gonzaga e Luca, avete letto il comunicato della Lazio di risposta a Mourinho? Hanno citato degli episodi secondo loro dubbi. Che ne pensate? Parere personale, un'occasione persa per stare zitti. Allora, intanto diciamo che mercoledì Antonio e i suoi ospiti saranno. Non è martedì? No, per la partita saranno in diretta per Real Madrid e Manchester City. Faranno il pre, la partita e il post. In ogni caso, poi ci sarà tempo di rendere pubblico questo appuntamento. Per quanto riguarda il comunicato della Lazio, come ho detto all'inizio, non commento le dichiarazioni di tesserati perché non mi compete e soprattutto non mi interessa. Allora, dice Fafà, dice: Manasca, se avesse richiamato Peretto dopo il triplice fischio, sarebbe stato possibile annullare ancora il gol? No, l'abbiamo detto. Domanda complicata, arbitre. Cos'è? Aspetta, valutazione globale sulla stagione e su aspetti arbitrali migliorati rispetto alla scorsa stagione e su cosa si può ancora lavorare? Faremo una puntata alla fine del campionato. Quindi ci prenderemo cosa, 2 o 3 ore per poter fare questa puntata? Un paio sicuro. Vedermi liberi, ragazzi. Poi, aspetta, perché non mi ricordo a cosa si riferisce il commento di Filippo, perché beh, un rosso al 20° avrebbe inciso. Fiorentina. Ok, avrò perso 10 anni di vita a vedere sta partita. Filippo è un tifoso, molto tifoso del Milan. E sì, no, ma non lo metto a dubbio, ma lei doveva essere espulso dopo 20 minuti, cioè l'ha sbracciata. Dopo la prima ammonizione ineccepibile, quella del 20° minuto non poteva passare, è un errore quello, non possiamo Filippo negarlo, è un è errore piuttosto serio. tifoso milanista, io ho mai risaputo Juventina, quindi pensa anche a me come devo soffrire per tutto l'anno, almeno il Milano quest'anno mi regala delle belle gioie. Allora, poi stai confondendo l'episodio, Luca. Era la ripartenza da Roma e Mkhitaryan si è anche arrabbiato parecchio. Su quale episodio?
Non ne ho la minima idea, non so a cosa si riferisca, sinceramente. Mkhitaryan, tra l'altro, è stirato, perciò non ha giocato ieri. Infatti, io questo non ho capito a quale episodio fa riferimento. Non c'era un rigore anche su Romero e Spezia Lazio all'ultimo minuto di recupero per la spinta da dietro mentre No, c'è ricorreva. niente, 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 assolutamente nulla. No. Non l'ho neanche citato proprio per questo motivo, non c'è niente. Fantastico, dice, gli audio non si fanno sentire per evitare le polemiche. Luca, in questi giorni abbiamo visto classifiche senza errori arbitrali. Sei d'accordo con me che è impossibile stilare una classifica senza errori arbitrali? Ma Adesso, comunque senza naturalmente toccare il lavoro di nessuno, non è mia intenzione, però le ho sempre ritenute davvero inutili. Cioè, ma che servono queste classifiche con e senza errori arbitrali? Boh, non lo so, non ne ho mai capito il senso. hai risposto tu perfettamente. No, poi per carità, naturalmente c'è del lavoro, però non ho mai capito l'utilità. Dice Tony, io vorrei andare al di fuori dei casi da mio viola e chiedere a Luca se ancora pensa che la classe arbitrale italiana sia la migliore al mondo. In questo momento no, perché in questo momento stanno ricostruendo sostanzialmente, ci vorrà un po' di tempo. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire perché c'è parecchio da lavorare, molto da Giovanni lavorare. dice, parliamo di cose serie, chi arbitra la finale di Champions? A questo punto Turpin, dato che Macchieri è stato designato per il ritorno tra Villarreal e Liverpool, Orsato, che comunque ha già arbitrato la finale del 2020, è stato designato per Real Madrid-Manchester City. Che bella partita. Perciò, sì, non è un caso che abbia scelto un arbitro italiano, anzi che abbia scelto Orsato, non un arbitro italiano, anche se non è in grandissime condizioni, però è una certezza. Esatto, ti stavo proprio chiedendo questo. Sappiamo che è stato anche fuori proprio per una questione di condizione fisica, quindi sarà insomma già al top della forma per questo evento. No, no, però evidentemente Rosetti ritiene che anche su una gamba sola Real Madrid-Manchester City sia una partita alla portata di Orsato. Rosetti ha dimostrato di avere grandissima fiducia di Orsato, perché se non è una finale è una semifinale di Champions e perciò anche quest'anno semifinale di ritorno di Champions, cioè il penultimo atto della Champions League, la affida a Orsato. Chi la vince, Con Luca? buona pace. Sappiamo Chi? che tu nei pronostici non ci azzecchi, però chi la vince? Guarda, ti dico, questa volta per una per simpatia del tecnico italiano, direi che tifo Real Madrid. Perché, Potrebbe insomma, vincere. sempre. Ma probabilmente se proprio dobbiamo fare il pronostico, probabilmente la squadra favorita è il Liverpool. Però poi vediamo, sai, col Villarreal non si sa mai. E poi una finale. La partita secca può succedere di tutto, soprattutto tra due squadre che si equivalgono. Cristi dice, le classifiche senza errori arbitrali che nascono per correggere un presunto campionato falsato non sono altro che classifiche falsate. Già. Perfettamente d'accordo. Jonathan Moss, come lo valuti come arbitro, Luca? Ha più pancetta di te. Non so dove ti abbia visto la pancetta. Al di là del fatto che la mia pancetta sta Lo vai a calando, toccare proprio nella pancetta, nella pancetta. la mia pancetta sta calando. Moss ha 53-54 anni, insomma, diciamo che non ha proprio un physique du rôle, ecco, mettiamolo così. Ma anche Dean non aveva certo un physique da Adesso guarda, me lo sono palestrato. perso, però si fa facevano riferimento all'inizio, quando ho iniziato a fare le prime disamine, a un arbitro che consideravano, diciamo, poco performante proprio per una questione anche di pancetta, però in Premier, se non erro, adesso non mi ricordo chi l'aveva Dean, scritto. probabilmente sarà Dean. E alcuni quindi ritenevano che fosse vergognoso scendere in campo in questa maniera. Beh, Allora, anche qualche arbitro italiano un po' di pancetta, anche Orsato c'era un pochetto, c'è un Orsato cos'ha? accenno Va di pancetta. bene, cos'è? 46, 47, quanti anni ha Orsato? 47 del 75. Antogeve verrà bannato. Fantastico, ho capito tutto. Metti dice, perché se l'AIA considera a rigore questi contatti, perché il VAR non è intervenuto su Kier e Pellegrini? Non ha visto i rigori.
che secondo me non sono rigori a nessuno. C'è stata un po' di incoerenza su questi episodi. Sono d'accordo con quello che è il retropensiero dell'utente. Ma infatti non avrei fischiato nessuno, lo sapete, ve l'ho detto 100.000 volte. Perché se bisogna fischiare uno, bisogna fischiare tutti. E se interviene il VAR su uno, deve intervenire su tutti. Ma è meglio che non intervenga su nessuno di questi episodi. Dice, non possono tutti avere il fisico di Web? Comunque, adesso Luca, siamo seri, avere una condizione fisica di un certo tipo significa anche fare tantissimi sacrifici a livello di alimentazione, a livello insomma di movimento, di stile di vita, non è proprio così semplice. Se la canta e se la suona, se la suona e se la No, no, no. canta da sola. Perché Non lo so. lei sta dicendo: io ho un fisico della Madonna, guardatemi sulle foto su Instagram proprio Allora, per questo in motivo. italiano non significa questo, sto dicendo anche per gli arbitri che effettivamente non è semplice stare sempre al top della forma, perché comunque devi avere Filona. Filona. un... Vabbè, adesso lo banniamo tra un po'. Prima magari rispondi a qualche domanda, poi ti butto giù. Mariani dice un fisico perfetto per me, dice Emanuele Pesce. Sì, è vero. Allora, Tony dice: fino al 1995 sono stato arbitro e sono arrivato fino in promozione in Sicilia e l'ho fatto con molta passione. Luca, consiglieresti ai giovani di intraprendere questa strada oggigiorno? Sì, lui è veramente un Assolutamente sì. Assolutamente sì. Sempre e portabandiera. comunque. Assolutamente sì. L'ho proposto anche a Katia, che è ancora in tempo, invece non vuole fare il corso. Oh. E sei ancora in tempo. Ma per far cosa? L'arbitro. Ma non è di mio interesse. L'arbitro che con più charme d'Italia, pensa a te. Ma smetti di stupidare. Allora, metti dice: se un giocatore va in spaccata in fuorigioco sulla sponda di un compagno e non tocca il pallone, ma inganna il portiere, il fuorigioco va considerato attivo? Descritto così, sì, però poi bisogna, Matteo, bisogna vedere l'episodio in sé. Sai che gli episodi vanno visti, ipotizzarli non ha molto significato perché. Tutti gli episodi possono essere diversi, possono essere interpretati in maniera differente per centimetri o per una dinamica leggermente diversa. Perciò direi che possiamo chiudere, che Ora siamo già rigore per un'ora il e Milano Leao, ti chiedono. venti. Sì, c'è rigore, c'era. Non da VAR, ma c'era. No, sarei troppo severa, Chris, molto, molto severa e quindi molto discutibile. Secondo me non ti Bene. contesterebbe nessuno, però. Perché sono severa. No, perché sì, sarebbero un po' lì a guardarti più che a Sì, certo, contestarti. allora, no, questa è un po' frasi di massimo. Sessista? Sì, Oh, sessista. Katia, c'è una cosa, ragazzi, voi dovete Veramente sapere. brutta sta roba. Sta Anche perché, ragazza, ragazzi, non credete che non c'è sessismo, perché ancora Madonna, nel 2022 c'è grande sessismo, è grande, ma sì. sta donna ha tantissime qualità, ma le manca senso dell'umorismo, proprio una roba. Sessista comunque. Scherzare per lei, scherzare è qualcosa che non appartiene al suo vocabolario. C'è poco Ma non è vero. Allora, in realtà, Alfa Vale, l'ho letta la tua domanda, l'ho sottoposta a Luca, però Luca cioè, non si ricordava cosa è questa, Luca. Tu avevi già risposto, non ti ricordavi bene, insomma, l'episodio. non mi ricordo, ma se è quello che mi ricordo non c'è neanche il tocco di braccio, perciò. Ma non andiamo a guardare sul mio canale. Sul mio canale ci sono tutti i video sui vari dintorni. Perciò basta che guardate la data, è stata caricata nella stessa data del giorno dopo la partita e trovate qua tutte le spiegazioni. Probabilmente anche quella, anzi, probabilmente, sicuramente ci sarà anche quella. Infatti non esistono donne divertenti, ma nel miglior dei casi sono simpatiche. Ma in realtà sono anche divertenti, ragazzi. Bisogna capire anche i contesti. No, no, devo dire che di donne divertenti Sono ne teorica in conosco realtà. molte. Non sono presenti, ma ne conosco molte. Sì. Non accolto, Vabbè, questa è l'ultima no. volta che avete visto È Luca Marelli su arrivato canale, anche se ci sono. un po' in ritardo la Nicotra, No, perché capirla, stavo leggendo naturalmente le domande, perché sono poi quelle più interessanti, no? In questo spazio.
Va bene. Ok, vuoi rispondere a qualche altra domanda o sei stanco? Sei stanco, come funziona? No, devo Non hai prepararmi per ricordato neanche andare a come Milano. sostenere il canale? Lo faccio io, quindi potete sostenere il canale attraverso Amazon Prime, quindi in maniera gratuita o attraverso pochi euro. Prestazione generale di diretto, mamma che brutta roba. Allora, ha bevuto in diretta, che è una cosa che io odio. Non... Si è stirato, si è anche stirato in diretta. Poi, Luca, quale sarà il prossimo? Questa. Ah, tra l'altro è un grande appassionato, come si chiama? ASMR? ASMR, come si chiama? ASMR. ASMR, scusami, sei tutto quello lì appassionato. Guarda, appassionatissimo. Eccolo qua. ASMR. Sta sbuffando nel microfono, l'abbiamo sentito. Esatto, Arelli rischia il ban fino a stagione come Peretto. No, direi molto di più, perché Peretto alla fine sono solamente 3 partite. Sì, la Nicotra poi dopo non sopravviverebbe al primo giorno di ban. Immaginate, ragazzi, io che non sopravvivo per Marelli. Esattamente. Lei Però ride, scherza, ma è la verità. potrebbe essere interessante la È la moviola. verità che non sopravviverebbe al primo giorno di ban, perciò non lo farà mai. Distrutta al solo pensiero. Bene, a questo punto direi di chiudere, Luca. Che ne dici? Direi proprio di sì. Liberarmi. Ringraziamo ancora OCW Sport per il Ringraziamoli. raid, grazie mille, veramente molto gentili. Faremo anche noi lo stesso. Vi ringrazio per i Anche se i 531 nostri sono commenti. veramente pochi da poter destinare al CW Sport, che hanno Però tutt'altra pochi ma platea. buoni, pochi ma buoni. Ringraziamo i 532 commenti lasciati in chat durante questa diretta che hanno fatto impazzire Katia. Anzi, l'ha fatto impazzire più del solito. Ecco. Allora, no, questo ma l'abbonamento Prime si rinnova automaticamente? No, quindi Luca, vai, che tu sei bravissimo sulla situazione Prime. Cliccate qua sotto, c'è abbonamento, potete rinnovare l'abbonamento se è già scaduto. Se siete abbonati a Amazon Prime avrete la possibilità di avere un abbonamento gratuito per il canale che volete. Basta che scendete, dopo che si apre la finestrella, scendete fino in fondo, cliccate su Prime e avrete l'abbonamento a disposizione. Se non avete Amazon Prime vi costa circa 4 euro al mese. Katia ride, non so per quale motivo No, ride perché sempre. stavo valutando la tua prestazione, molto perturbante, soprattutto molto annoiata nella spiegazione. Annoiata, Infatti, guarda annoiata. quanto Jack scrive. Che tristezza la reclama di Marelli, esatto. Sembrava un uomo Allora, ragazzi, allora, io ieri ho fatto 16 ore in boot. proprio bello. Oggi ne farai solo Stamattina per mi sono prendere. svegliato. Eh sì, no, stasera c'è Atalanta Salernitana e poi c'è Supertele fino all'una più o meno, perciò direi che oggi me la cavo con 5-6 ore. Ma al di là di questo, niente, semplicemente stamattina mi sono alzato alle 8, sono andato in ufficio alle 9, ho dormito la bellezza di 6 ore, sono qua bello rilassato a parlare con voi, fra un'ora parto, anzi fra un'ora, fra mezz'ora parto e vado a Milano. Mi vuoi servita questa, poi mi devo sopportare con la Nicotra. Cioè, rendetevi conto di che razza di vita ho. Cioè, pure In qua realtà devo pure no, sopportare. cioè, dovresti vederla con privilegio Ragazzi, perché vabbè, chiudiamo veramente che non sia veramente una roba. Cioè, ma questa scherzata, no, questa proprio non ci sta proprio. allora, Andiamo. Luca, a me sembra che tu stia diventato più giovane, com'è possibile? Io non Perché vorrei sono offendere sempre, io sono eventuale, però sempre più. secondo me una Stai visita zitta. dall'oculista andrebbe fatta. Sì, appunto, a tuo hai bisogno di un oculista. Bene, gente, è stato un piacere per me come sempre. Purtroppo c'è anche Nicotra che devo sopportarla, però portate pazienza, manca solo 3 giornate, dopodiché ce ne libereremo. Definitivamente, mi auguro. E pazienza, la troverete Esatto, su qualche altro canale. Sì, cioè il mio vabbè, possibile, quindi sì. vabbè ragazzi, 13. grazie ragazzi per averci seguito. Tra l'altro, le designazioni arbitrali quando ci saranno, Luca, giovedì? No, mercoledì credo, perché giovedì c'è Salernitana a Cagliari, ma non possono, no, sì, non possono aspettare venerdì per fare designazione, perciò credo che ci saranno mercoledì. Vediamo, massimo farò la diretta alle solite, alle 11:50 di mercoledì, la chiudo alle 12:05 se non esco. Il In mercoledì, solitaria, scusate. quella la fa sempre in solitaria, infatti che noia, vero ragazzi?
La faccio sempre solitaria, quella che è migliore in assoluto, solitamente. Va bene, grazie Bene, per ciao a averci tutti. invitato, buona serata. Ciao, 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 ciao.